Good morning and good afternoon to everybody. Buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione. Lasciatemi subito rivolgere un sentito ringraziamento alla famiglia di Luca Attanasio, qui abbiamo il papà che sentiremo poi alla fine di questo evento, perché veramente sono stati molto generosi nel lasciarci fare diverse iniziative in memoria di Luca, tra cui appunto questo bellissimo evento. Lasciatemi poi ringraziare in apertura Eliana Laferrara, Tito Boeri e tutti i nostri keynote speaker. Grazie per la vostra partecipazione e tutto lo staff che ha veramente svolto un lavoro notevole per la realizzazione di tutto questo, da Silvia Tracchi, Elena Gelosa, Laura De Valba e molte altre persone. Noi siamo veramente onorati di poter fare questo perché, conoscendo l'amore che Luca aveva per la conoscenza, e anche per i giovani, e conoscendo bene la consapevolezza che per lui rivestiva e riveste l'educazione dei giovani per una società migliore, per un futuro migliore, non potevamo che pensare di ricordarlo con, da un lato, un evento accademico internazionale, e dall'altra parte con l'istituzione di una borsa di studio che permettesse ad altri giovani di vivere l'esperienza formativa che aveva vissuto lui. Luca si è laureato nella nostra università all'inizio del nuovo millennio. Ricordo che svolse una tesi su un tema di frontiera. Vi ricordate, nel 2001 c'era stato lo scoppio della prima bolla di internet e c'era molto scetticismo sulla capacità dell'economia digitale di veramente lasciare il segno, ma gli osservatori più attenti già allora avevano capito che nulla sarebbe stato più come prima e che eravamo all'inizio di una grandissima trasformazione. E il lavoro di tesi di Luca fu proprio sulla new economy, sull'economia, della conoscenza e della digitalizzazione che si stava aprendo. E devo dirvi che l'idea della borsa di studio per lui, in sua memoria, si è propagata nella nostra community con la forza che può avere solo un'idea che è spinta da un vento impetuoso della stima, basato sulla stima e sull'affetto. E sull'affetto profondo verso una persona che ha lasciato molti segni intorno a noi. Ha lasciato molti segni intorno a noi, Luca, perché era una persona speciale. E nella parola, la parola segno è al centro della parola insegnamento. Insegnamento contiene signum, che appunto fa riferimento a questa parola latina, a un'impronta. E persone come Luca lasciano intorno a sé una sorta di firma valoriale, di codice etico, che poi diventa in effetti un patrimonio comune per tutti. Il target che ci eravamo posti, tanto per dirvi l'impatto di Luca sulla nostra comunità, il target che ci eravamo posti è stato raggiunto in pochissime ore, è stato raddoppiato ed è stato poi triplicato. E questo vuol dire in sostanza che grazie anche al matching che poi ha fatto l'Università Bocconi, siamo riusciti a garantire 5 borse di studio e quindi un notevole impatto, sulla comunità di giovani che potrà avere, grazie a Luca, la possibilità di studiare in Bocconi. Giovani talenti. Pensate che hanno partecipato a questa raccolta di fondi per le borse di studio di Luca oltre 850 donatori, che è stato veramente un risultato straordinario. Vi confesso che da quando ho l'onore di seguire lo sviluppo della comunità degli alunni Bocconi, questo è stato un evento speciale. Non mi era mai capitato di vedere un simile trasporto emotivo, e le ragioni che stanno alla base di questo trasporto emotivo sono certamente visibili, tangibili nelle tante manifestazioni di affetto che Luca ha ricevuto, spesso accompagnando le donazioni con dei pensieri, dei ricordi che erano veramente speciali. Insomma, è emerso un ritratto luminoso che riprenderemo alla fine di questo evento, che è impreziosito da tante gemme,
Ho voluto provare a sintetizzare queste gemme utilizzando le lettere che compongono il suo nome. L come lealtà, come limpidezza e come leader e leadership responsabile. U come unione, come unicità, come utilità sociale. C come coraggio, competenza e commitment. E A come autenticità, autorevolezza, attaccamento per il suo lavoro, per il suo paese, per la sua famiglia. Luca, grazie per i doni che ci hai lasciato, per la felicità che hai saputo trasmettere attorno a te e che porteremo sempre nel nostro cuore. E ti promettiamo che questi valori li continueremo a trasferirli a tutti i nostri studenti e in particolare a quelli che avranno l'onore di seguire i nostri corsi in Bocconi grazie alle borse di studio intitolate alla tua memoria. Ora lascio la parola alla professoressa Eliana La Ferrara che ci illustrerà i contenuti della conference, ma prima abbiamo preparato un brevissimo video che ci ricorda il nostro Luca. Grazie. So from my side, we get back to Italian. We switch to Italian for the last part of this conference. Buonasera a tutti. Io credo che vedete un ospite speciale qui seduto accanto a me, che è il papà di Luca, l'ingegnere Attanasio, che ci ha fatto il regalo di poter stare con noi in questi momenti per Bocconi molto importanti. Io, prima di cedergli la parola, volevo ancora ringraziare sentitamente il prorettore Bruno Busacca, che con tutto il team amministrativo Bocconi e con la Bocconi Alumni Community ha orchestrato magistralmente, io credo, sia la raccolta fondi che l'organizzazione di questo evento, quindi grazie davvero a nome ovviamente del Presidente Monti, del Consigliere Taranto e ovviamente di tutta Bocconi per questa organizzazione. E un ringraziamento sentito, permettetemi di dire, anche a Eliana La Ferrara e a Tito Boeri, che è qui con noi ma non ha voluto apparire, ma entrambi si sono spesi sin dal primo momento per cercare di glorificare, mi permetta di usare questa parola, questa situazione veramente che ha scosso l'Italia e che chiaramente ha scosso la comunità bocconiana. Tito, tra l'altro,
mi raccontava, sapete che l'organizzatore del Festival dell'Economia di Trento, che all'inizio del festival ha voluto ricordare in qualità di role model proprio l'ambasciatore Attanasio per il suo ruolo di economista e diplomatico, e non sorprendentemente c'è stato un applauso scrosciante di parecchie decine di secondi, quindi una cosa molto bella. E Elianara Ferrara è massima esperta mondiale di economia di sviluppo ed è riuscita in brevissimo tempo a organizzare un panel che credo tutti quanti, anche i non esperti come me, hanno potuto apprezzare per la profondità e la passione, devo dire, anche perché questi sono temi davvero molto molto particolari, con cui il professor Robinson, il professor Sanchez della Sierra e la professoressa Verweyen sono riusciti a trasferirci anche il dramma paradossale, il destino paradossale di questi paesi che hanno tante risorse naturali ma hanno anche un'instabilità politica strutturale veramente, veramente particolare. E io, a nome della comunità Bocconi, prima di cedere la parola ancora all'ingegnere, avevo il piacere di dare alla famiglia, non fisicamente, sapete che in questo momento storico non possiamo per via del Covid passarci oggetti, questa targa su cui la comunità ha scritto una frase di Seneca: la qualità migliore di un animo generoso è l'istinto al bene. Alla famiglia Attanasio, con gratitudine per averci donato Luca, animo generoso, uomo e alunno Bocconi che ci riempie d'orgoglio. Ingegnere, la parola a lei. La ringrazio, buonasera. Vorrei ringraziare l'Università Bocconi e tutti i docenti che si sono impegnati in questo graditissimo evento in ricordo di Luca, di cui siamo ovviamente onorati. Luca, Sua Eccellenza, giovane ambasciatore in così giovane età, era però ricordato da tutti, da noi, dalla famiglia, dagli amici, dai colleghi, semplicemente come Luca. E allora io qui voglio ricordare Luca come persona. Era una persona di grande umanità, Luca. Aveva uno spirito libero, una capacità di guardare oltre l'orizzonte. Ricordo che al liceo una sua professoressa di filosofia ci disse: non tarpate le ali a Luca. Luca ha una visione che lo porterà molto lontano. E noi di fatto non abbiamo mai ostacolato, l'abbiamo sempre supportato, e la Bocconi è stato un suo primo obiettivo. Ci ha creduto, ha studiato, ha conseguito la laurea, come sapete, con massimo di voti e lode. Dopodiché avrebbe potuto lavorare tranquillamente per società di primaria importanza, mi riferisco a società di consulenza. Ma lui no, credeva che con la carriera diplomatica avesse dato spazio alla sua, come dire, ai suoi sogni. Infatti si è iscritto all'ISPI, ha fatto il master, e dopodiché ha partecipato al concorso, il primo concorso che non ha superato perché era carente nella lingua francese. Però grazie a un suo mentore, oggi abbiamo l'onore di averlo qui presente, il professor Luigi Carena, che lo ha preso sotto la sua ala e in un anno ha portato il suo livello di francese a livelli tali che gli ha fatto superare il concorso. E quindi nel dicembre del 2003 Luca ha iniziato la sua esperienza nella diplomazia. Noi come genitori non conoscevamo tutto il bene che ha fatto, tutte le azioni, l'abbiamo scoperto purtroppo in questo tragico evento a seguito delle numerosissime testimonianze che ci sono arrivate. Allora ho pensato che il modo migliore per ricordare Luca e citare alcuni passaggi di un bellissimo articolo che un suo mentore e stimato amico
ha scritto subito dopo il suo evento, il tragico evento. Si tratta dell'ambasciatore Mauro Battocchi. Luca era un pensatore fuori dagli schemi, di un entusiasmo contagioso, l'ottimista trascinatore con cui confrontarmi, si trattasse di vita personale, sfide professionali, riflessioni sul mondo o semplicemente per una grassa risata quando ce n'era più bisogno. Ai suoi occhi ero forse un grillo parlante di cui aveva bisogno per far atterrare la sua immaginazione, testare le sue ipotesi alate e mettere alla prova i propri disegni sull'avvenire. Il futuro era la sua dimensione naturale, l'innovazione il suo DNA, l'imprenditorialità il suo metodo, anche nel contesto del servizio pubblico. Avrebbe potuto assistere varie aziende, ma si era incuriosito all'idea di mettersi alla prova, al servizio non di questo o di quell'impresa, ma del paese nel suo insieme. Gli brillavano gli occhi all'idea di poter fare la differenza per gli altri con il proprio impegno. La famiglia, la parrocchia, l'ambiente limbiatese lo avevano formato nella cultura del fare e nel servire la comunità. Luca sapeva guardare i problemi in maniera non convenzionale. Ogni vincolo diventava per lui un invito a scoprire nuovi modi di affrontare la questione. Gli dava fastidio chi si aggrappava alle difficoltà per restare immobile. L'energia e il buon umore che metteva nel lavoro trascinavano chi lo circondava e dava a tutti una spinta per fare. Ho seguito da distanza la sua ascesa, da Berna a Casablanca, da Abuja a Kinshasa, in un cammino pieno di risultati straordinari e tangibili. Dall'ingrato lavoro per mantenere funzionanti i servizi ai cittadini in Svizzera, nonostante le chiusure dei vari consolati, al rifacimento del consolato di Casablanca a seguito di una grande campagna di raccolta fondi presso le aziende, fino al lavoro a fianco dei missionari e dei volontari italiani nelle foreste del Congo. Luca ha lasciato dietro di sé una scia di riconoscenza ed ammirazione quasi incredula in tutti coloro che hanno potuto assistere lungo il cammino. Generava con progressione geometrica una legione di nuovi amici, fan, persone che gli volevano bene. Quando entrava in campo lui, i problemi si risolvevano, annose controversie trovavano soluzioni e vecchi mugugni venivano spazzati via. Nel 2020 questo suo impegno gli era valso il premio Nassiriya per la pace, un riconoscimento che con la sua abituale modestia aveva quasi paura di rivelare. Il lavoro operativo sul campo non gli impediva affatto di coltivare le sue passioni intellettuali. Di recente aveva mandato a Roma un articolato progetto per stimolare la presenza imprenditoriale italiana in tutta l'Africa subsahariana, pieno di idee originali ed innovative, che la Farnesina sta analizzando con cura per renderle operative. Ecco cosa pensava di lui il suo stimato collega e amico ambasciatore Battocchi. Concludo ricordando Luca, marito e padre di tre splendide bambine che purtroppo non rivedranno più il loro grande papà. Con l'amata moglie Zakia aveva fondato in Congo l'associazione Mamma Sofia per dare un futuro ai bambini di strada e un centro medico per chi non aveva possibilità. Insieme avevano avviato diversi progetti per portare concreto conforto nei villaggi sperduti del Congo. Luca era convinto che per dare un futuro a quella terra bella e violenta come può essere solo l'Africa, il segreto era la cultura, l'educazione, la formazione dei bambini, gli uomini di domani, artefici di un cambiamento possibile.
E qui mi ricollego alla raccolta fondi Bocconi, perché grazie a tale raccolta, sostenuta da così tante persone, impensabili, il prorettore parlava di circa 800 e più, è un numero importante. E con questa raccolta altri ragazzi e ragazzi potranno magari un giorno seguire le stesse orme di Luca. Luca è stato un grande ambasciatore di pace, un gigante di generosità, un simbolo per le future generazioni di diplomatici, un punto di riferimento per continuare sulla strada da lui intrapresa, affinché gli ideali e i valori per cui è vissuto ed è morto vivano per sempre. Grazie Luca, uomo giusto, orgoglio ed eccellenza del nostro paese. Ingegnere, grazie, grazie infinite per queste parole che ci commuovono, ovviamente, commuovono tutta la comunità, e non vediamo l'ora di presentarle le ragazze e i ragazzi che saranno vincitori di queste borse di studio, proprio per proseguire la memoria. Finisco dicendo che Bocconi ama parlare di impatto, e io credo che questa descrizione sia la rappresentazione più sostanziale di cosa significhi impatto nella società per, appunto, un economista che ha avuto nel suo corso di studi l'opportunità di venire tra di noi e di disseminare appunto nel mondo anche i valori che sono quelli fondamentali per la crescita e lo futuro della società. Grazie, grazie infinite a lei, a tutta la sua famiglia, e grazie naturalmente a tutti voi per aver partecipato a questo pomeriggio molto importante per la nostra comunità. Grazie a voi.